Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video vlog per chiacchiere, come state? Spero bene. Dunque, questo video di tutta la mia giornata. Non so se ce ne saranno altro, però se domani continuo il video vlog lo faccio oggi e basta. Però mi andava di fare questo video. Dunque, innanzitutto mi avete già sudata perché poi vabbè, entro in doccia, mi faccio una bella doccia. E poi niente, ovviamente cerco di pulirmi un po' la casa, sto proprio così. E se riesco esco anche in giro, ovvio. Non lo so, vediamo. Già. Niente. Allora, la mia stanza è questa. Vedete? E nulla, adesso faccio una bella foto. E poi ovviamente vi cambio tutta. Nulla, cosa ho fatto ieri? Nulla di che, a parte guardare i vostri video e così via. Nulla di che, ho capelli nuovo secchi come al solito, ma vabbè, dettagli. E niente. Quindi ho ancora il pavimento tutto zozzo, non so se si vede, però vabbè, no, non si vede. Vedete quella parte lì? Sì, è tutta zozza, vabbè, pazienza. Poi la pulisco, poi mi mando sempre, vabbè, no comment. E niente, cosa mi raccontate di bello che fate, a parte il mare, eccetera. Io sono qui che sto cercando di vloggare. Mi sa che ora vi saluto, entro in doccia. Ok, dunque, allora, aspetta un attimo. Ok, bene, allora, che vi racconto di bello? Vi racconto che parte una bella nottata, perché è troppo caldo, però era imprevedibile non sudare stanotte, ho sudato come una matta, ma vabbè. Che dire? Ho fatto i sogni allucinanti, non so neanche io cosa. Ho fatto i sogni belli, però non mi ricordo neanche cosa perché erano belli, ma erano confusi questi sogni. E quindi non lo so, boh. Sembra che questi sogni a volte sono curiosi da capire, boh. Sono piuttosto. Erano, cioè, allo stesso tempo inquietante, ma era bello, era molto bello. Cioè, vabbè. E quindi non lo so ragazze, penso che il mio pensiero nel dormire bene la notte, perché mi hanno preso, forse ho preso la camomilla, non mi ricordo se ho preso la camomilla o meno, la camomilla o meno, ma mi pare di sì. E ho dormito meravigliosamente bene, forse ne ho preso anche due, sarò esagerata, ma due mi fanno dormire anche molto meglio. E niente, quindi questo è quanto. Avete visto una parte di me dove io vi faccio, come si dice, dove io vi faccio vedere che guardo la televisione, forse quella parte neanche la lascio, come si dice, muta, forse la faccio sentire anche, sarà una palla, ma pazienza. Premetto che questo video sì, ciao. Questo canale lo userò per passione perché vedo che tanto la gente fa un po' come gli pare. O guarda il video o si iscrive ma non guarda il canale, cioè non guarda troppi video, quindi non so neanche come funziona quest'era YouTube del 2024, quindi non lo so quanto mi convenga stare lì a farlo per lavoro, quindi alla fine preferisco tenerlo come passione. Poi se esce qualcosa di buono va bene, se no vabbè, pazienza, pace. Non è che devo stare lì a cervellarmi per cose che non esistono, tipo non lo so, qualsiasi cosa voglio fare o pensare o dire eccetera, boh, vediamo, non ne ho idea, cioè, ho tante idee da sviluppare per il canale, cioè da registrare, però
No, non sono sempre le stesse, sono diverse, però le voglio fare a modo mio, come suol dire. E nulla, aspettate se i capelli stanno asciugando, forse sì. Cucù. I capelli di disperazione, sì, si stanno asciugando. Perfetto. Scusate, però quando fa troppo caldo, e niente. Allora, questa era l'asciugamano per la testa, adesso mi hanno messo in cavola perché ho usato due asciugamani, uno per il corpo e l'altro per il viso, quando che dovrei asciugarmi alla accappatoio per il mio corpo, ma vabbè, dettagli. E niente, cioè, sì, mi trovate struccata come sempre, perché era, non so quanti gradi vi siano oggi, e non voglio manco sapere, ma tanto come dico sempre, anche se non voglio sapere, poi mi documento sempre per quanto riguarda il modo di, come si dice, di sapere le cose. Poi ci sto solo parlando perché non sono stanca. Boh, sono caldata più che altro. Il caldo mi dà un po' la testa, scusate. Il caldo mi dà un po' la testa, quindi ecco perché sono un po' fusa. Vabbè, niente. Questo è quanto. Boh. Stavo guardando sulla busta sempre di Douglas se voglio usare campioncino o cose varie, ma non mi va. Boh. Non mi va neanche di truccarmi. Vabbè. Che occhiaie. Già. Con questo caldo che io voglio di truccarsi nessuno, almeno che non ti strucchi subito, ma non fa, poi mi appiccica tutto, lascia stare. Anche mettere la crema mi dà fastidio, boh, perché c'ho tante creme troppo corpose, tante non è vero, ne ho alcune, una che non è corposa ma mi secca un po' la pelle, tanto per dire, ma non è che me la secca, cioè, se mai si asciuga subito, però boh, non saprei, non lo so. Sembra che questa crema della Nivea, sto parlando, della Nivea non è il massimo. Boh. Sì, non te la secca la pelle perché si asciuga, però non so, ma che io voglio dire, quella cremosità che ha la crema, la texture, come dicono qua su YouTube, le grandi youtuber, le veterane, la texture, quelle veterane americane, io intendo dire. E vabbè. E niente, ragazze mie. Io adesso. Soprattutto un attimo, voglio controllare una cosa. Buono, molto buono. Voglio dire, la luce finalmente l'ho accesa dopo tanto che stavo registrando, però vabbè. Finalmente l'ho accesa, anche se potevo accenderla prima, anche se c'era la luce della lampada, ma pazienza. Sì, lo so, un po' di peli li ho, perché non voglio sempre stare lì dall'estetista, però alla fine me li taglierò con il rasoio, anche se non è la stessa cosa, perché il rasoio è un po' che due maroni. Già. Sì, anche dall'altra parte è pieno di peli, pieno. Pochi ne ho adesso nella scella, meno nelle gambe, nelle cosce e anche meno nelle ascelle. Qui ogni tanto ne escono un bel po', vedete? No, vabbè, poco ce n'è. Diciamo che tutto il corpo sta cominciando a essere di meno. È qui che sono astuti e sono tosti da far andare via. Boh, io non so se la notte li innaffiano, cosa fanno. Loro escono come non so cosa, boh. Vabbè, no commento. E niente, vi anticipo già cosa farò in tutta la giornata. In tutta la giornata, dunque, mangerò qualcosa, farò un po' di pranzo, cioè farò un po' di pranzo, un po' di insalata, cocomero, cocomero, cosa stavo dicendo? Cocomero, pomodorini, insalata, lattuga verde, anche se tanto non va, però la mangerò lo stesso.
Vabbè, porto un bicchiere d'acqua fresco e poi infine un caffè e al pomeriggio, se voglio, un bel gelatone. Vi annuncio già come sarà per non stare troppo lì a fare il video troppo lungo, perché sennò non esco più. Vi anticipo anche cosa farò durante il pomeriggio. Durante il pomeriggio guarderò i vostri video su YouTube mentre mangio un gelato e anche mentre sorseggio anche un bel po' bicchiere d'acqua, perché sto bevendo tanto, non so se si è capito, però sto bevendo tanta acqua. Ho smesso di andare in palestra, ma appena posso, che rientra la mia educatrice dalle ferie, farò altro tipo di palestra, se non che andare anche al mare. Vediamo un po' come si prospetta la cosa, cioè come si prospetta. Che cacchio sto dicendo, volete straparlo, ma non è stanchezza, è solo affa, perché sono troppo accaldata. E vabbè, comunque, senza il fatto che io ho preferito non andare al mare con mia nonna, perché non la voglio far stancare troppo, ma ad agosto, siamo già ad agosto, come dire, preferisco andare con le mie nonna. Aspettate un attimo, sei in diretta o no? Sei in diretta. Sì. La crema me l'ho messa comunque. E nulla, cosa volevo dire? Sì, preferisco che lei rientri dalle ferie e poi o andiamo al mare o in palestra. Forse è meglio al mare che in palestra, perché così almeno un po' di pancia si appiattisce quella poca che mi è rimasta, perché adesso mi sono accorta che la pancia un po' non è tanto diminuita, ma quel po' è scesa, quel poco doveva scendere. Cioè, nel senso, non è molto appiattita, ma... No, non mi chiedete se sto facendo esercizi, perché non ne sto facendo. Sto solamente cercando di fare tante cose a casa e tutte queste cose qua. Cosa te volevo dire? Niente, che è tutto lì. Che sto cercando di bere molta acqua, questo l'ho già detto, però vabbè, sono ripetitiva, lo so. Mangiare un po' di frutta. Sto mangiando attualmente l'uva, che è molto buona, è quella senza semi. Poi cos'altro? Vabbè, mi concedo qualche gelatina, non troppo, anche se bugia, perché mi mangia con intero gelato, poi così che cacchio fai, dove vai? Si mangia troppo gelato? Vabbè, nulla. Infine, niente, ragazze. La notte invece faccio una bella comilla calda. Questo caldo c'è da crepare, però vabbè, c'è da morire. Sì, crepa. Cosa si trova qua? Mi sono un po' arrossata, pazienza. E nulla, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Un bel like di supporto, un commento e grazie se vi iscriverete ancora. Un bacio, ciao. E innanzitutto vi raccomando di seguirmi su Instagram e TikTok, e anche vabbè, su Snap Chat, che mi vai a seguire. Ciao ciao ciao, buona giornata a tutte e buon proseguimento di serata, se lo vedrete di sera. Buon bagno a tutti, ciao. Allora, siccome che sono appena uscita dalla doccia, mi sono lavata anche la testa ovviamente, e quindi mi vedete adesso in un'altra clip con la scivola in testa, se non i capelli non lasciavano più, e per giunta sono pure rondanti d'acqua, e quindi ho deciso che voglio tenere la scivola, ma vabbè, pazienza, finché, perché i capelli assorbono molta acqua, ecco perché, e quindi ho deciso che li voglio tenere così per il momento, per il momento. Ciao. Non lo sono, dimmi tu. Agenzia, scegli bene. In pericolo. Quella ragazza da sola non può proteggere suo figlio. L'ho rimasto a dire. Non è tuo figlio, Margaret. Jamie è tuo nipote. Ho dato una.
non sareste arresi. Tornato sono due padri, genitori di due amiche compagne di classe, 14 anni, Romina e Vanessa. Dunque Rosario ci stava raccontando che tenta di impartire a sua figlia un certo modello genitoriale, un certo modello di educazione, rigida, è un padre presente, premuroso, anche particolarmente ansioso. E ci ha poi iniziato a raccontare l'episodio da cui origina la contesa odierna. Dunque, sua figlia Romina era in casa di Corrado, o meglio, dei genitori di Corrado con Vanessa dopo la scuola. Un'eccezione, perché di solito Corrado questo non lo permette a sua figlia. E dunque erano lì in stanza e Romina è stata colta, diciamo, da Vanessa che ha tentato di baciarla, o meglio, le ha dato un bacio. Dunque questo ha sconvolto Romina, che poi, mi scusi, mi faccia finire, e poi si è sfogata con i genitori in un pianto, da lì una serie di tumulti interiori e la necessità di una sottoposizione a una terapia psicologica. Dunque oggi Rosario è qui perché chiede un risarcimento del danno morale patito da sua figlia, proprio per aver messo contro il partito di Corrado nei confronti di Vanessa. Rimasta così traumatizzata da avere cura, bisogna di cura. Sì, sì, io però volevo dire che i miei genitori hanno cercato di dare un'educazione molto rigida. Mio padre dava delle regole, io credo che in questo momento i giovani di oggi non hanno, cioè, non uscire con le regole. Se tu avessi avuto un padre come quello mio, che no, no, però, è finito, però è tuo padre, mia figlia. Non pensiamo a un ragazzo, perché se no già è difficile da controllare così l'immagine. Io credo sì. Quindi lei ha avuto delle regole più rigorose, mi stava dicendo. E quando, si diventa, quando si diventa genitori, le volevo dire, non è che appena le nostre mogli partoriscono dei bambini, esce fuori l'infermiera con il libretto delle istruzioni, è il mestiere. Ah, nessuno ce l'ha insegnato. È il mestiere più antico del mondo, bisogna fare le esperienze. Bisogna vivere agganciati ai tempi. Bisogna vivere agganciati ai tempi, però bisogna vivere agganciati ai tempi, però se è possibile senza bruciare le tappe, perché lei non pensi che io con i miei figli a casa creo dei tabù. Io parlo di tutto con i miei figli, di tutto, però non bruciando i step sono importanti per i nostri figli. Se una ragazza oggi 16 anni corre troppo, si ritroverà a 30 anni già a sentirsi vecchia. Attaccando me non concludi nulla. Una ragazza che riceve un bacio è un gesto di affetto. Oggi portiamo in causa, ma non è oggi portiamo in causa una persona mira. Perché la figlia dà un bacio, un gesto di affetto. In un mondo in cui regna la violenza, in cui regna la cattiveria, signor giudice, quando vuole io lo faccio finire. Una dimostrazione d'affetto, noi la accusiamo, noi la condanniamo, la mettiamo in croce. Io le voglio fare una domanda. Solo io non sentenzio tanto il bacio, ma siamo tutti d'accordo che un bacio i suoi interessi, perché io quello che dico, Corrado, sto parlando, quando io parlo amo essere ascoltato. Adesso io lo dico, è una questione di educazione. Assolutamente. Oh. E allora, lei sta dando conto dei suoi interessi, perché lei parla, ma io non l'ascolto, perché intanto sto parlando con Rosario. Se lei ha la pazienza di aspettare un attimo, dopodiché mi esporrà le sue ragioni, lo dico nel suo interesse. Io le chiedo umilmente perdono, se ho mancato, ascolti un attimo, se ho mancato di rispetto alla sua persona, non è assolutamente ho difficoltà a dover accettare di sentire queste cose. Fammi parlare, queste, non queste, mi fai queste parole. Sono d'accordo, ma dopo per dirà. Fa male. Ma lo dirà dopo, è possibile, Corrado. Ma lo dice dopo. Sì, sì, lo dirà. Vediamo se possiamo fare un po'. La frustrazione di un padre. Non so, vi può già ritrovare da una parte, se riesco non è detto. Scusate se non vi ho guardato, mi stavo per facendo all'orecchio. Molto bene. Qua accendo la luce, acceso, il pollice qui. Ma accendo anche questa, dove ho tutto insozzato. Allora, aspettate un secondo. Allora, mi ha fatto la doccia. Sì, sono struccata, ma pazienza, perché sono post doccia. Potete vedere, ho cambiato anche il vestito.
appena ne ho voglia metto un comitato anche togliere lo smalto dei piedi e poi me lo posso anche rimettere volendo. E adesso invece non lo so, mi sa che mi porto come in sala, cioè andiamo in sala direttamente dalla mia camera, però metterò l'audio parlato perché sicuramente oggi non esco perché fa troppo caldo, ragazzi, c'è da morire, non ce la faccio, però non esco di casa, sto a casa e niente, quindi dunque vi lascio il mio audio narrato e ci vediamo un altro momento. Sarà un po' lunghetto questo video, ma pazienza. A dopo.